Il libro di Angelo Crespi si intitola Ars Attack, quindi già dal titolo, appunto, libro divertente, cita un film divertente che è Mars Attack, e sottotitolo molto chiaro Il bluff del contemporaneo, perché cosa fa Angelo Crespi? Attraverso una serie di aneddoti e evidenziando chiaramente quali sono i suoi personali gusti in fatto di arte contemporanea, distingue fra ciò che è l'arte contemporanea, a suo avviso, e ciò che è invece, e con un neologismo da fumetto, che cos'è lo sgunz? E sgunz è la nona ora di Cattelan, il meteorite che schiaccia il Papa. La nona ora sono tutte quelle opere d'arte che coinvolgono i fluidi corporei, quindi l'autoritratto fatto con il proprio sangue da Mark Twain, ad esempio. Tutto questo è sgunz, quindi è un libro che raccoglie una serie di esempi, racconta in maniera molto brillante e divertente una serie di aneddoti, di accadimenti, di performance, di opere con delle descrizioni appunto molto ricche, molto sferzanti. Quello che forse ci si potrebbe aspettare, che si potrebbe chiedere all'autore è, dopo aver letto questo primo volume, e di pubblicare magari un secondo volume in cui si risponde alla classica leninista domanda del che fare, cioè se l'arte contemporanea è costituita in gran parte da sgunz, quindi non è, diciamo, bella, perché succede e soprattutto cosa fare affinché non succeda più. Quindi, diciamo così, aggiungere all'aneddoto e ai gusti dell'autore anche magari un'indicazione per il futuro in maniera tale che il lettore possa a questo punto anche magari valutare con i propri strumenti cosa è sgunz e cosa non lo è.